A filo diretto con gli ascoltatori diamo il benvenuto a Carola Pegan di Yes Pilates di Castiglione. Benvenuta. Ciao. Benvenuta, ciao. E un saluto, un benvenuto anche a Stefano che è un collaboratore. Buongiorno a tutti. Stefano, diciamo solo il nome, non diciamo il cognome. Bravissimo. Allora, noi invitiamo sempre tutti gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms e messaggi Telegram è il 348-3188-339 per chiamarci. 0376 63 1709. Poi ancora siamo in diretta streaming su Facebook, pagina del Gazzettino Nuovo Temporadio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora, credo che apriamo una piccola così una piccola premessa. Allora, tanto per cominciare, ci sono quattro sedi che adesso lo vedremo. Una cosa che mi ha incuriosito moltissimo, mi sono un attimino documentato, è che ho scoperto che il Pilates è nato da un medico tedesco in contrapposizione alle filosofie trascendentali orientali. Esatto. Cioè, esatto. Pensavo che fosse una cosa orientale, invece no, una cosa occidentale. Esatto, il Pilates nasce con Joseph Pilates. Lui era, non c'è più, un austriaco che è trapiantato in America, ok? E lui ha ideato questo metodo, tra l'altro ha avuto veramente delle intuizioni pazzesche per l'epoca, che si contrapponeva ai metodi orientali, perché il Pilates è un metodo di allenamento però basato su concetti che sono occidentali, diciamo, mentre sì. L'Oriente si concentra sulla spiritualità, il Pilates è più pragmatico, si concentra sulle capacità neurologiche, quindi mentali, diciamo. E il risultato comunque è sempre quello: maggiore consapevolezza di sé, maggiore equilibrio. Certo, certo, lo scopo è quello, di portare un corpo a percepirsi, ad essere consapevole e a funzionare sicuramente meglio attraverso la presa di coscienza. Allora, fatto questo preambolo che mi ha veramente incuriosito proprio, ci puoi raccontare chi sei, cosa hai fatto lavorativamente? Allora, io nasco dallo sport, nel senso sono sempre stata malata di sport, diciamo così. E tra le varie attività agonistiche che ho fatto, tra varie, insomma, diciamo le più importanti sono un paio, ma la più importante è stata quella quando nell'equitazione ho affrontato i campionati italiani. E avevo scelto un compagno di avventure, cioè un atleta equino molto importante, molto grande da un punto di vista delle dimensioni. Come si chiamava? Corto Maltese. Un bel grigio, un irlandese molto grande, 7 quintali di atleta. Fermo un attimino, per quelli che ne sanno di meno, probabilmente era un cavallo bianco, ma gli esperti il cavallo bianco lo chiamano grigio perché se sono il mantello pelo, sì, il mantello bianco non esiste, a parte gli Pizzani, vabbè, giusto per. Okay. E quindi per poter allenare questo cavallo, per poter allenarci insieme, avevo bisogno di molta forza, di molta stabilità, insomma, di caratteristiche proprio fisiche importanti. E infatti ne uscivo distrutta, perché per quanto questo cavallo fosse bravo, comunque l'impegno era un atleta veramente molto grande. E quindi ho provato in tanti modi, con fisioterapisti, con chiaramente anche in maniera farmacologica ad aiutarmi, ma poi ho scoperto il Pilates. Quindi nel 1995 ho scoperto il Pilates come allieva. E dove mi hanno mandato? Io abitavo a Milano e mi hanno mandato in uno studio Pilates presso la Scala di Milano, perché dovete sapere che praticamente quasi tutti i ballerini professionisti, ballerini di danza classica, praticano Pilates, perché il Pilates appunto allena i muscoli stabilizzatori. E poi soffro e poi di lì dolori mi sono allora no, sono migliorata tantissimo, cioè è stata una scoperta incredibile e ho pensato in quel momento che forse quella poteva essere la mia attività per il futuro. È stato un amore a prima vista. Certo. Dov'è che è alla scuola? Diciamo allora, noi abbiamo degli studi Pilates a Castiglione delle Stiviere, Peschiera, Desenzano e Carpenedolo. Poi abbiamo anche una scuola di formazione interna dove approfondiamo con i nostri insegnanti,
che abbiamo chiamato On Health Pilates, quindi On Health perché il Pilates per noi è motivo di salute. Quindi la scuola nasce un po' con questo, sì, con questo health indirizzo. Health vuol dire salute, appunto. Va bene, diciamo. No, per chi non lo sapesse eventualmente. Health significa salute, sì. Il bello di questa scuola è che è una collaborazione con... Questa scuola nasce perché quando ho aperto lo studio nel 2013 qua a Castiglione sentivo il bisogno di collaborare con persone che ne sapessero più di me, perché per quanto io fossi preparata e ho scelto una persona che collaborava da tanti anni con la scuola federale, che era una formatrice che mi piaceva molto da un punto di vista proprio didattico, ma soprattutto perché è una persona estremamente umana, estremamente generosa, che ci ha veramente insegnato molto, e con lei abbiamo pensato di aprire questa scuola. Ma si chiama Lisa? Ah, Lisa La Pomarda. Che salutiamo l'occasione. Sì, Lisa, veramente. Ma è difficile diventare insegnanti? Allora, diventare insegnanti è difficile, nel senso che per essere un insegnante completo occorre anche tanto tempo, perché l'esperienza è importante, la maturità in un insegnante Pilates è importante. Quindi non basta il corso di formazione, oltretutto bisogna scegliere dei corsi di formazione validi, ma occorre anche approfondire e fare esperienza con gli allievi e anche confrontarsi con altri insegnanti. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo fatto più percorsi formativi, perché uno non basta. Adesso abbiamo iniziato e finiremo adesso tra qualche mese un percorso con una scuola internazionale, che è la Balance Body America, che ci ha dato veramente la possibilità di approfondire il Pilates proprio, perché poi noi facciamo anche corsi di approfondimento con per quanto riguarda metici, quindi disfunzioni, funzionalità corporea, anatomia, eccetera eccetera, ma proprio abbiamo voluto addentrarci ancora di più nel metodo. E una cosa particolare è che di solito Balance Body non si sposta, bisogna andare a Milano. Sì, esatto, no, Milano piuttosto che in altre sedi, invece Balance Body è venuta da noi. Ha scelto la nostra sede, ha inviato dei suoi migliori insegnanti. Sì, Roberto Cerini è quello che ci sta accompagnando in questo Bridge Program creato appositamente per noi insegnanti di Espilates. Per cui proprio è venuto, fantastico, insomma, davvero bello. Come funziona il Pilates di Joseph? È stato l'ideatore. Il Pilates era un medico proprio. Non era proprio un medico, era un infermiere. Nasce come, però insomma va bene, no? Lui lavorava negli ospedali. Oggi dottore in scienze infermieristiche. Esatto, adesso sì. Tra l'altro, scusa, lei un po' gli assomiglia. Joseph, ma a cercare delle foto? O... Sì. Vabbè. Comunque lui sì, lavorava negli ospedali, seguiva le persone allettate, perché durante la guerra insomma questi soldati subivano delle amputazioni eccetera eccetera. Quindi lui aveva pensato, anche perché lui era una persona molto gracile, molto di poca salute, e quindi aveva questa idea di poter rendere un corpo forte, quindi rendendo un corpo forte di poter ovviare a questi problemi di salute, insomma. Non ricordo la domanda oggettivamente. Ho fatto un parallelo con Gigoro Cano, quello del judo, invece, che anche lui era piccolino, no? Ma anche Joseph era piccolino, gracilino, e quindi questa cosa, ecco, parlando appunto del metodo, come funziona? Sì, è un metodo d'allenamento intanto, no? Che ha come finalità rendere un corpo forte. Un corpo forte però significa tante cose. Un corpo forte significa un corpo che funziona bene. Un corpo che funziona bene deve avere delle abilità, ok, spiccate. Sicuramente la forza, in primis, ma anche il controllo, ma anche la flessibilità, ma anche la mobilità, ma anche la coordinazione, ma anche una giusta respirazione, eccetera, eccetera. Chiaramente queste abilità sono
personali, ecco la postura, perché ogni persona ha le sue, perché la postura è qualcosa di molto intimo, una persona è tante cose, intanto una persona è anche la sua storia e è anche la sua genetica, quindi tutto non va bene per tutti, quindi questo metodo si basa soprattutto sull'aspetto posturale, cioè cercare di aiutare ogni persona a migliorarsi, però rispettando le caratteristiche di quella persona. Nell'immaginario comune, anch'io prima di conoscerti, l'immagine del Pilates erano queste grandi palestre con 50 persone sdraiate su un tappetino che copiavano i movimenti di un'altra persona. Yes, Pilates come funziona il Pilates? Allora, il Pilates non nasce per grandi gruppi, ma non perché non ci piacciono i grandi gruppi, cioè anzi mi piacciono i grandi gruppi, ma perché proprio lavorando sulla postura delle persone, uno può essere anche l'insegnante più bravo di questa terra, ma se ha davanti 20 persone che magari hanno caratteristiche diverse, magari patologie, magari anche obiettivi diversi, è chiaro che non si può applicare bene questo metodo. Il metodo non è composto da esercizi, il metodo è composto da principi e da regole, quindi è chiaro che il numero delle persone fa la differenza. Noi a Pilates, chiaramente, essendo uno studio Pilates e non una palestra, studiamo i movimenti delle persone e cerchiamo di renderli migliori, ed ecco perché i gruppi devono avere un numero limitato. E questa è una cosa tra l'altro che sta incuriosendo almeno sottoscritto, quindi l'unica è frequentare per scoprire, appunto, non è fatto di esercizi ma di principi e di regole. Non ho capito niente, però comunque no, ma giusto. va bene così. Adesso facciamo un esempio, dai. Cosa succede quando uno entra a Yes Pilates? Cosa vede innanzitutto? Allora, quando uno entra in Pilates vede uno studio composto anche di vari attrezzi, di vari attrezzi che noi nel gergo chiamiamo grandi macchinari. Perché usiamo i grandi macchinari, oltre chiaramente a fare anche del lavoro a corpo libero? Perché è proprio la caratteristica, diciamo, del lavoro che ha svolto Joseph, cioè questi grandi macchinari composti da queste molle, il carico nel Pilates sono queste molle. Sì. Queste molle hanno una funzione importantissima e unica, cioè hanno la funzione di assistere i movimenti corporei e anche di lavorare sulla propriocettività, cioè sulla capacità delle persone di sensibilizzarsi rispetto al movimento. Oltretutto questa assistenza ai muscoli stabilizzatori viene data proprio dalla molla, cioè la molla nel suo accorciamento attiva tutti quei sistemi che controllano i movimenti e che li rendono migliori da un punto di vista della qualità, diciamo. Non so se sì. È una questione tecnica un po'. Sono un po' macchinari molto belli, realizzati principalmente vero, in legno e metallo. Il principale, quello più famoso, soprattutto perché lo usa Cristiano Ronaldo e anche la Ferragni, è il Reformer. In questo momento il Reformer va molto di moda, che è un lettino. Però io richiamo, il Reformer è un attrezzo molto importante, però adesso è diventato molto di moda, quindi viene utilizzato nelle forme più disparate e questa cosa non è piacevole. Però gli altri strumenti sono la chair, che è una sedia sempre dotata di molle per cui puoi cambiare molto il carico. Molto particolare anche questo attrezzo qua, tra l'altro sviluppa delle caratteristiche sensoriali molto particolari. Chi fosse incuriosito può trovare diversi video di questi strumenti anche sui nostri canali, basta cercare Yes Pilates su Instagram o Facebook e si trovano molti esempi dei nostri istruttori su questi attrezzi. Allora, poi dopo preparate carta e penna, lo dico che per chi ci sta ascoltando, perché comunque daremo dei riferimenti ovviamente proprio per trovare Yes Pilates. Ci fermiamo un attimino con Carola Pegan e Stefano, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte con Carola Pegan e Stefano, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stiamo parlando di Yes Pilates di Castiglione, ma comunque ci hanno detto anche Castiglione, Desenzano, Carpenedolo, Peschiera, giusto? Sì. Esatto, sono quattro i posti. Preparate carta e penna che poi dopo ci faremo dare i riferimenti per trovarli. Diciamo così, ecco come funzionano le lezioni e a chi suggerite, insomma, di
di fare Pilates? Allora, diciamo che il Pilates è per tutti in generale, perché tutti hanno la possibilità di migliorare la propria esistenza attraverso un corpo efficiente. Chiaramente poi c'è tutta quella parte di diciamo che terapeutica, ecco. Mm-hmm. Parliamo anche di questa parte, che è molto richiesta, tra l'altro, perché adesso molti medici, molti terapisti lo consigliano. Mm-hmm. Perché è la parte terapeutica? Perché il Pilates si presta molto, lavorando a livello, diciamo, neurologico, cosa intendo dire? Lavorando sulla parte, diciamo, nervosa, cioè su come imparare a gestire meglio il proprio corpo, imparare a farlo funzionare bene, quindi a stare meglio. Questo è lo scopo del Pilates, quindi anche la parte terapeutica è parecchio sviluppata. Poi il compito dell'insegnante è rendere questa parte consapevole, cioè quindi consapevolizzare l'allievo rispetto a quello che sta facendo. Però questi programmi sono spesso richiesti, ecco, decisamente. Mi è venuto in mente una cosa, c'è una pubblicità televisiva che allora non è Pilates o è ingannevole, perché c'è la signora che non può liberare l'energia perché le scappa la pipì, no? Mm. Ho letto che il Pilates aiuta anche a controllare il pavimento pelvico, certo. Se controlli il pavimento pelvico non ti scappa la pipì. Sì, sì, è vero. Quindi va bene anche Sì, ci sono dei protocolli, cioè, ci sono dei programmi proprio... che sono specialistici, cioè sono, si parlano proprio del recupero del pavimento pelvico, del recupero della funzionalità del pavimento pelvico. Poi noi abbiamo approfondito proprio con, tra l'altro, con dei fisioterapisti che trattano solo il pavimento pelvico. Mm. Allora, il rapporto con i terapisti, con i medici o comunque con tutte quelle persone che si occupano della funzionalità del corpo e di tutte le sue parti, per noi è molto importante, perché una delle caratteristiche uniche, se vogliamo, anche degli studi di Pilates è avere al suo interno dei terapisti specifici. Sì, quasi in tutte le sedi c'è un terapista, sì, Castiglione in primis. Sì, parliamo di questo rapporto con medici, specialisti, fisioterapisti, eccetera. Allora è molto importante, per noi, per poter lavorare bene, perché poi noi abbiamo una parte del lavoro, ma poi c'è anche tutto il resto. Quindi avere delle persone che si occupano della salute ci aiuta nel confronto. Quindi quando abbiamo una persona da portare avanti, da aiutare, è chiaro avere una persona all'interno dello staff che ti può dare indicazioni più precise, per noi è importante. Abbiamo anche sviluppato proprio con dei medici proprio dei programmi, abbiamo fatto venire i medici da noi e insieme a loro abbiamo fatto degli esercizi in modo che loro potessero capire che cosa significasse, perché molti medici consigliano Pilates, solo yoga, che tra l'altro sono estremamente diversi, quindi non si capisce cosa, quando uno ti dice o fai questo o fai quell'altro, no. Abbiamo già detto proprio all'inizio, le indicazioni dovrebbero essere più precise, per cui abbiamo proprio invitato dei medici a provare e a ideare con noi proprio dei programmi anche secondo i loro consigli. Certo, quindi ci sono proprio dei protocolli specifici, praticamente. Sì, protocollo è una parola che uso, ma che in realtà non mi piace tanto, perché significa una cosa che sembra proprio una regola molto fissa. In realtà sono proprio dei programmi, il programma deve essere anche molto elastico e adattabile a tutti, quindi forse qualche esempio, lo so, gravidanza. Allora, gravidanza, certo, sì, non è un Pilates terapeutico, perché la gravidanza non è una patologia, però sicuramente ci sono proprio dei programmi ideati apposta per persone in gravidanza, che poi vanno personalizzati, perché c'è pancia e pancia, nel senso che ci sono donne e donne, e quindi è chiaro che ci sono, anche lì bisogna fare delle differenze. Però abbiamo costantemente quasi tutte... Sì. Fino all'ultimo rimangono con noi. È molto bello, anche fino perché a nono poi mese. Le seguiamo anche dopo. Alcune scherzano dicendo che vorrebbero partorire sul reformer, per esempio. Sì, è vero. Beh, anche perché migliora la respirazione, io non sono mai stato incinto, quindi... però rilassa, rilassa ad esempio il perineo, cioè rilassa quelle zone che una donna in gravidanza ha bisogno di rilassare. Esatto, torniamo a una zona a pavimento pelvico. Eh beh,
insomma è un centro importante quello. E poi sportivi, stavo vedendo che seguite anche la squadra di calcio del Castiglione, FC sì, Castiglione. Seguiamo anche loro, dopo abbiamo fatto una prova l'anno scorso, si sono trovati molto bene, continuano. Il lavoro sugli sportivi è un lavoro importantissimo, perché chi usa il corpo per fare sport, anche i professionisti, no, gli stessi sportivi come lo ero io, ero una professionista, abusano molto del loro corpo, cioè è un lavoro molto stressante sul corpo, sì. Quindi col Pilates si può fare un lavoro di compensazione, di miglioramento del gesto atletico, ma anche di prevenzione agli infortuni, ed ecco qui i giocatori di calcio che spesso rischiano. Sì, 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 certo. Sì, sì. Anche per il seno, anche può... Allora, adesso questa è una... Vi do femminile, è un'anticipazione, diciamo, rispetto a quello che stiamo adesso uno preparando. Spoiler per sì, parlare. Uno spoiler. Allora, noi collaboriamo con ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, quest'anno proprio il Balance Body, cioè quindi questa scuola internazionale, ci ha dato l'occasione di conoscere Elisa Pavan, che è una presenter, una preparatrice, una formatrice che si occupa proprio di questo protocollo di rieducare le donne che hanno subito operazioni sì, al seno. Perché per chi non lo sapesse c'è la demolizione di parte dei pettorali, insomma ci sono varie immensi problemi, sì, immense difficoltà. E abbiamo deciso insieme a lei e insieme ai terapisti dell'ospedale di Peschiera del Garda, che si occupa proprio di rieducare, di riabilitare queste persone, e chiaramente di tutto lo staff che si occupa anche di operare queste persone, quindi si parla di chirurghi, di oncologi, eccetera. Abbiamo pensato di creare un evento per quanto riguarda ANDOS, e quindi informare anche tramite questi operatori, ma anche un workshop creato da noi e Balance Body, quindi Espilates e Balance Body, per tutti gli operatori, quindi un corso di formazione, di approfondimento per tutti gli insegnanti Pilates, chiaramente già certificati. Sarà veramente... per noi è una cosa molto importante, insomma, assolutamente. Vi leggo alcuni messaggi, poi ci sono delle cose che vorrei chiedere ancora. Dunque, vediamo un attimino, sono tantissimi tra l'altro. Come faccio a iscrivermi ai vostri corsi? Perché mi interessa. Allora, questo lo diciamo alla fine, facciamo così. Che, sì. Preparate carta e penna, telefonino, tablet, quello che volete, che poi dopo diamo le coordinate. C'è anche, tra l'altro, anche la lezione prova, quindi. Sì. Carola, lei è veramente una professionista dei Pilates, brava. Poi ancora, Stefano, lei è il motore di tutto il sistema, anche per cui c'è... È vero, un po'... Voglio nome e cognome di questa persona. Tra l'altro, persona. Forza isometrica, ho letto, per cui paragone dantesco, è il motore immobile. Allora, poi ancora, Carola, lei trasmette serenità alle persone che frequentano le sue palestre. Quindi questa è una cosa molto bella. Importante. Sì, è vero. Carola, bravissima. Poi ancora, per avere più informazioni che devo rivolgermi, anche lì lo diciamo adesso tra poco, ho fatto anni fa Pilates con Carola e me lo ricordo ancora. Bene, poi se ti firmi magari così possiamo anche salutarla, ma esatto. Questo succede per delle volte. Allora, ma è difficile, chiede Giorgia, fare Pilates? Allora, difficile... Bah. No. Posso rispondere io in quanto persona che ha cominciato a fare Pilates? Allora, sì. allora rispondendo, possono farlo anche gli uomini? Chiedo. Sì, lo fanno anche gli uomini, anche perché appunto gli sportivi uomini. Principalmente che vengono sono uomini, ci sono tanti tennisti, ci sono tanti golfisti, per cui assolutamente perché sì. Perché se uno va per, si diciamo sperando che, di trovare donne... No, ci trovi molte donne, vabbè, trovi okay. Anche donne interessanti, per questo assolutamente vabbè. È piacevole in tutti i sensi la lezione di Pilates. Okay. Però è difficile... relativamente, perché una cosa molto bella di questi grandi macchinari è che le molle di cui parlava prima o i cavi sì, possono aiutano. Aiutarti, per cui a seconda del tuo livello cambia il carico, per cui risulta una lezione che può essere facile certo. Anche per le persone che si stanno avvicinando, poi chiaramente a seconda anche del livello che raggiungi, dei tuoi obiettivi, degli insegnanti che hai di fronte, può diventare anche un'oretta bella complicata, ecco, per chi lo desidera, dipende, non è certo. Cioè,
una delle cose più belle dei calciatori, quando hanno finito l'ora di Pilates, hanno detto: sono più stanco di quando faccio un'ora di pesi. Cioè, per cui giusto per dare un peso che non è così una robetta leggerina come molti pensano. No, assolutamente. Quanto lo capisco, ho un problema alla schiena, posso venire da lei a fare Pilates? Andrà bene? Allora sì, allora tutte le, diciamo che la colonna è il pane. Mi hanno detto che no? Va bene per la postura, posso associare. Certo, questo? Certo. Allora, postura, problemi alla colonna, le classiche patologie alla colonna, eccetera, eccetera, sono il pane, no, per noi quotidiano. Quindi diciamo queste sono le cose che affrontiamo più frequentemente. Tutte le patologie legate al passare ora davanti a una scrivania, sì, col Pilates si curano, ecco, sì, per capirci. Che non sei uguale allo yoga, avete già detto di no? No, abbiamo già detto di no. Cioè, allora, Joseph era uno yogico, quindi ci sono dei rimandi, ma il metodo è diverso. Certo. Si può fare a casa che debetti di carpenedolo? Si può fare a casa? Allora, io dico sempre, se una persona è competente, cioè fa il nostro lavoro, oppure è un atleta, direi sì. Se deve conoscerlo, chiaramente, altrimenti io stessa mi faccio seguire, cioè voglio dire, l'occhio esterno ha molta importanza, perché quando parli del migliorare la postura di una persona vuol dire che devi avere una buona capacità di osservazione per poter guidare questa persona, quindi da soli. Certo, appena raccontato che ha studiato alla Scala, ci sono i ballerini quando fanno esercizi li fanno davanti a uno specchio, non perché sono narcisisti, ma perché con lo si specchio guardano. Vedono se sono dritti, esatto. Noi non ce ne accorgiamo. Esatto, però il Pilates non è fatto per gli specchi, perché deve sviluppare la propria percettività, quindi la capacità di sentirsi. Però ci deve essere qualcuno, è meglio. Però al sei, posto dello specchio c'è un operatore. Che non so se fanno anche lezioni all'aperto, chiede Veronica. Ma sì, noi ne abbiamo fatti. Adesso abbiamo, tra l'altro, quest'estate abbiamo portato avanti delle lezioni di Pilates a Canazzei, in Val di Fassa, dove spesso venivano fatte all'aperto. Sì, sì, beh, se c'è una giusta location è fantastico. Chiaramente, assolutamente. Allora, per avere più informazioni a chi devo rivolgermi e come faccio a iscrivermi ai vostri corsi, perché mi interessa anche, sono quattro le sedi anche. No? Allora, le sedi sono quattro, entrando nel sito yespilates.it trovate tutte le informazioni per la lezione prova. Chiamate Carola. Diciamo anche il numero, però insomma trovano tutte le informazioni: 342-322-4463. E Carola vi dà tutte le informazioni. Poi adesso lo ripetiamo: di prova. Tipico degli ospiti che credono che uno sia ricordato. No, adesso a parte che ho fatto fatica io che ce l'ho la carta da penna. adesso lo ripetiamo, tranquilli. No, stavi dicendo, dai, che Carola risponde a questo numero che è il 342-322-4463, vi dà tutte le informazioni, vi fissa la prima lezione di prova, a seconda anche delle vostre necessità sa scegliere in quale classe mettervi o se farvi fare una lezione di prova individuale. Oggi non abbiamo parlato delle lezioni individuali, ma è un altro percorso, c'è anche la possibilità di essere seguiti one to one da uno dei nostri istruttori. Per cui, insomma, per tutte le informazioni si trovano sul sito internet yespilates.it oppure chiamando Carola. Benissimo, per cui dov'è che lo ripeto per l'ultima volta: 342-322-4463. Allora, Stefano, sei un mito, firmato anonima. Anonima. Sei firmato anonima, quindi salutiamo anonima, appunto, che dice Stefano. Allora, noi ringraziamo non solo da parte di Anonima, ovviamente da parte nostra, soprattutto Stefano e ovviamente Carola Pegan, giusto? Sì. Pegan, Yes Pilates, dal sito yespilates.it, Yes Pilates in questo caso Castiglione. Quindi, grazie. Grazie a voi. Grazie.